In huius igitur noctis gratia, suscipe sancte pater, laudis huius sacrificium vespertinum, quod tibi in hac cerei oblatione solemni, per ministrorum manus Deo peribus apud. Sacrosancta redit ecclesia. Sed iam columne huius preconia novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit, qui licet siti visus in partes, mutuat itamen luminis, detrimenta non novit. Alitur enim liquantibus ceris, quas in substantiam pretiose huius lampadis, apis mater reduxit. O vere beata nox, in qua terrenis celestia, humanis divina iunguntur. Oramus ergo te, Domine, ucere iusiste, in honorum Tui nominis consecratus, ad noctis huius caliginem destruendam, in deficiens perseveret. Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatum, flammas eius, lucifer matutinus inveniat. Ille in quam lucifer quinescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et ecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio, nostro Padre, porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e credenti, fa che resistiamo con la forza dello Spirito alla seduzione del peccato per giungere alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros. Y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel y pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas se les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina, cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: «Huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto». Luego dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Moisés extendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios, en su oída, toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio, pues, Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore, perché ammirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza, e il mio Dio lo voglio lodare. Il Dio di mio Padre lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, celebrare la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome, i carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel mare rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Andiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Preghiamo. O Dio, che hai rivelato nella luce della nuova alleanza il significato degli antichi prodigi, così che il Mar Rosso fosse l'immagine del fonte battesimale e proprio liberato dalla schiavitù prefigurasse il popolo cristiano, concedi che tutti gli uomini, mediante la fede, siano resi partecipi del privilegio dei figli di Israele e siano rigenerati dal dono del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Leitura do livro de Isaías. O teu Criador, Jerusalém, será o teu esposo, e o seu nome é Senhor do Universo. O teu Redentor será o Santo de Israel, que se chama Deus de toda a terra. Como a mulher abandonada e de alma aflita, o Senhor volta a chamar-te. A esposa da juventude poderá ser repudiada? Diz o teu Deus, por um momento abandonei-te, mas no meu grande amor volto a chamar-te. Num acesso de ira, escondi de ti a minha face, mas na minha misericórdia eterna tive compaixão de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Comigo sucede como no tempo de Noé, quando jurei que as águas do dilúvio não mais invadiriam a terra. Assim, eu juro não tornar a irritar-me contra ti, não voltar a ameaçar-te. Ainda que sejam abaladas as montanhas e vacilem as colinas, a minha misericórdia não te abandonará. A minha aliança de paz não vacilará, diz o Senhor, compadecido de ti. Pobre cidade, batida pela tempestade e desolada, vou assentar as tuas pedras sobre jaspe e os teus alicerces em safiras. Vou fazer-te ameias de rubis, portas de cristal e todas as tuas muralhas de pedras preciosas. Todos os teus habitantes serão instruídos pelo Senhor e gozarão de uma grande paz. Serás fundada sobre a justiça, longe da violência, porque nada terás a temer, longe do pavor, porque não poderá atingir-te. Verbum Domini. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, o Suoi fedeli, della Sua santità celebrate il ricordo. Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà tutta la vita. Alla sera è ospite il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni presto in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, moltiplica a gloria del tuo nome la discendenza promessa alla fede dei patriarchi e aumenta il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa aveva realizzato il disegno universale di salvezza, del quale i nostri padri avevano fermamente sperato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Lord. Preghiamo. O Dio, che illumini questa Santissima Notte con la gloria della Resurrezione del Signore, ravviva nella Tua Chiesa lo spirito d'adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che Dio, e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. When we were baptized in Christ Jesus, we were baptized in his death. In other words, when we were baptized, we went into the tomb with him and joined him in death, so that as Christ was raised from the dead by the Father's glory, we too might live a new life. If in union with Christ we have imitated his death, we shall also imitate him in his resurrection. We must realize that our former selves have been crucified with him to destroy the sinful body and to free us from the slavery of sin. When a Christian dies, of course, he is finished with sin. But we believe that having died with Christ, we shall return to life with him. Christ, as we know, having been raised from the dead, will never die again. Death has no power over him anymore. When he died, once for all to sin, so his life now is life with God. And in that way, you too must consider yourselves to be dead to sin, but alive for God in Christ Jesus. Verbum Domini. Beatissime Pater, annuncio vobis gaudium magnum, quod est alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, e risorto non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate, dite ai suoi discepoli, a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Verbum Domini. Le donne vanno al sepolcro alle prime luci dell'alba, ma dentro di sé conservano il buio della notte. Pur essendo in cammino, sono ancora ferme, il loro cuore è rimasto ai piedi della croce. Annebbiate dalle lacrime del Venerdì Santo, sono paralizzate dal dolore, sono rinchiuse nella sensazione che ormai sia tutto finita, che sopra la vicenda di Gesù sia stata messa una pietra. E proprio la pietra è al centro dei loro pensieri. Si chiedono infatti: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Quando arrivano sul luogo, però, la sorprendente potenza della Pasqua le sconvolge. Alzando lo sguardo, dice il testo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Fermiamoci, cari fratelli e sorelle, su questi due momenti che ci portano alla gioia inaudita della Pasqua. Primo momento, le donne si chiedono angosciate chi farà rotolare via la pietra. Poi, secondo momento, alzando lo sguardo, vedono che essa è già stata fatta rotolare. Anzitutto, primo momento, c'è la domanda che assilla il loro cuore spezzato dal dolore. Chi ci farà rotolare via la pietra del sepolcro? Quella pietra rappresentava la fine della storia di Gesù, sepolta nella notte della morte. Lui, la vita venuto nel mondo, è stato ucciso. Lui, che ha manifestato l'amore misericordioso del Padre, non ha ricevuto pietà. Lui, che ha sollevato i peccatori dal peso della condanna, è stato condannato alla croce. Il principe della pace, che aveva liberato un'adultera dalla furia violenta delle pietre, giace sepolto dietro una grossa pietra. Quel masso, ostacolo insormontabile, era il simbolo di ciò che le donne portavano nel cuore, il capolinea della loro speranza. Contro di esso tutte si era infranto, con il mistero oscuro di un tragico dolore che aveva impedito ai loro sogni di realizzarsi. Fratelli e sorelle, questo può accadere anche a noi. A volte sentiamo che una pietra tombale è stata pesantemente poggiata all'ingresso del nostro cuore, soffocando la vita, spegnando la fiducia, imprigionandoci nel sepolcro delle paure e delle amarezze, bloccando la via verso la gioia e la speranza. Sono macigni della morte e li incontriamo lungo il cammino in tutte quelle esperienze e situazioni che ci rubano l'entusiasmo e la forza di andare avanti, nelle sofferenze che ci toccano e nelle morti delle persone care che lasciano in noi vuoti incolmabili. Li incontriamo nei fallimenti e nelle paure che ci impediscono di compiere quanto di buono abbiamo a cuore. Li troviamo in tutte le chiusure che frenano i nostri slanci di generosità e non ci permettono di aprirci all'amore. Lo troviamo nei muri di gomma dell'egoismo. Sono veri muri di gomma. Egoismo e indifferenza che respingono l'impegno a costruire società più giuste e a misura dell'uomo. Li troviamo in tutti gli aneliti di pace spezzati dalla crudeltà dell'odio e della ferocia della guerra. Quando sperimentiamo queste delusioni, abbiamo la sensazione che tanti sogni siano destinati ad essere infranti e anche noi ci chiediamo angosciati: chi ci rotolerà la pietra dal sepolcro? Eppure queste stesse donne che avevano il buio nel cuore ci testimoniano qualcosa di straordinario. Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Ecco la Pasqua di Cristo, ecco la forza di Dio, la vittoria della vita sulla morte, il trionfo della luce sulle tenebre, la rinascita della speranza dentro le macerie del fallimento. È il Signore, il Dio dell'impossibile, che per sempre ha rotolato via la pietra e ha cominciato a aprirci. Ha cominciato a aprire i nostri cuori, perché la speranza non aveva fine. Verso di Lui allora anche noi dobbiamo alzare lo sguardo. E poi il secondo momento, alziamo lo sguardo a Gesù. Egli, dopo aver assunto la nostra umanità, è disceso negli abissi della morte e li ha attraversati con la potenza della sua vita divina, aprendo uno squarcio infinito di luce per ciascuno di noi. Risuscitato dal Padre nella sua, nella nostra carne, con la forza dello Spirito Santo, ha aperto una pagina nuova per il genere umano. Da quel momento, se ci lasciamo prendere per mano da Gesù, nessuna esperienza di fallimento e di dolore, per quanto ci ferisca, può avere l'ultima parola sul senso e sul destino della nostra vita. Da quel momento, se ci lasciamo afferrare dal risorto, nessuna sconfitta, nessuna sofferenza, nessuna morte potranno arrestare il nostro cammino verso la pienezza della vita. Da quel momento noi cristiani diciamo che questa storia ha un senso. Questa storia ha un senso che abbraccia ogni cosa, un senso che non è più contaminato da assurdità e oscurità, un senso che noi chiamiamo Dio. Verso di Lui confluiscono tutte le acque della nostra trasformazione. Esse non sprofondano negli abissi del nulla e dell'assurdità, poiché il suo sepolcro è vuoto e Lui che era morto si è mostrato come vivente. Fratelli e sorelle, Gesù è la nostra Pasqua. Lui è colui che ci fa passare dal buio alla luce, che si è legato a noi per sempre e ci salva dal baratri del peccato e della morte, attirandoci nell'impero luminoso del perdono e della vita eterna. Fratelli e sorelle, alziamo lo sguardo a Lui, accogliamo Gesù, Dio della vita, accogliamolo nelle nostre vite, rinnoviamogli oggi il nostro sì, e nessun macigno potrà soffocarci il cuore, nessuna tomba potrà rinchiudere la gioia di vivere, nessun fallimento potrà relegarci nella disperazione. Fratelli, sorelle, alziamo lo sguardo a Lui e chiediamogli che la potenza della Sua resurrezione rotoli via i massi che ci opprimono l'anima. Alziamo lo sguardo a Lui, il risorto, e camminiamo nella certezza che sul fondo oscuro delle nostre attese e delle nostre morti è già presente la vita eterna che Egli è venuto a portare. Sorella, fratello, carissimi, esploda di giubilo il tuo cuore in questa notte santa. Insieme cantiamo la resurrezione di Gesù. Cantatelo, contatelo tutti, fiumi lontani, pianure, deserti e montagne. Cantate il Signore della vita che sorge dalla tomba, più splendente di 1000 soli. Popoli spezzati dal male e percossi dall'ingiustizia, popoli senza luogo, popoli martiri, allontanate in questa notte i cantori della disperazione. L'uomo dei dolori non è più in prigione, ha aperto una breccia nel muro, si affretta a venire presto di voi. Nasca nel buio il grido inatteso, è vivo, è risorto. E voi, fratelli e sorelle, piccoli e grandi, voi nella fatica del vivere, voi che vi sentite indegni di cantare, una fiamma nuova attraversa il vostro cuore, una freschezza nuova pervada la vostra voce. È la Pasqua del Signore, fratelli e sorelle, è la festa dei viventi. Fratelli e sorelle, accompagniamo con preghiera unanime la gioiosa speranza dei nostri catecumeni, perché Dio Padre Onnipotente, nella sua grande misericordia, li guidi al fonte della rigenerazione. Dio Onnipotente ed Eterno, manifesta la Tua presenza nei sacramenti del Tuo grande amore e manda lo Spirito di adozione a ricreare nuovi figli dal fonte battesimale, perché l'azione del nostro umile ministero sia resa efficace dalla Tua potenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, per mezzo dei segni sacramentali, Tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, Tua creatura, a essere segno vivantissimo. Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del Tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgeranno alla vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, carissimi, avete chiesto il battesimo. Avete chiesto il battesimo e avete impiegato un lungo tempo nella vostra preparazione. Ora, con fiducia davanti alla Chiesa, insieme a tutti coloro che partecipano a questa Santa Veglia, prima di essere battezzati, fate la vostra professione di fede. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Alvaro, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Alvaro, io ti battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Luca Piero, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Luca Piero, io ti battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Genizia Cristina, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Genizia Cristina, io ti battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rosaria, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? 예, 원합니다. Rosaria, io ti battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Diana, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Diana, io ti battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Luca, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Nozomimas. Luca, io ti battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Daniele, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Daniele, io ti battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Elisa Margherita, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. E disse a Margherita: io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli carissimi, siete diventati nuove creature e siete rivestiti di Cristo. Ricevete perciò la veste bianca e portatela senza macchia fino al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Amen. Avvicinatevi, padrini e madrine, per consegnare ai neofiti il simbolo della luce. Siete diventati luce di Cristo. Camminate sempre come figli della luce, perché perseverando nella fede possiate andare incontro il Signore che viene, e con tutti i santi nel regno dei cieli. Carissimi neofiti, che nel battesimo siete rinati alla vita di figli di Dio e siete diventati membri del Cristo e del suo popolo sacerdotale. Vi resta ora ricevere il dono dello Spirito Santo, che nel giorno di Pentecoste fu inviato dal Signore sopra gli Apostoli e che dagli Apostoli e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati. Anche voi dunque riceverete, secondo la promessa, la forza dello Spirito Santo, perché resi più perfettamente conformi a Cristo, possiate dare testimonianza della passione e della resurrezione del Signore e diventare membri attivi della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo nella fede e nella carità. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente perché fonda su questi neofiti lo Spirito Santo, che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dello Spirito Santo, liberandoli dal peccato. Infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo Timore. Per Cristo nostro Signore. Alvaro riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con... Luca Piero riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Con il tuo spirito. Genisa Cristina riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Amen. La pace sia con te. Con il tuo spirito. Rosaria riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Amen. La pace sia con te. 또한 사제의 영과 함께 Diana riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Luca riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Amen. La pace sia con te. Anata totomoni. Daniele riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Elisa Margherita riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, resi partecipe della gioia pasquale e rigenerati dall'acqua dello Spirito Santo, affidiamo a Dio Padre la nostra fiduciosa preghiera. Accresci nella Chiesa il desiderio di servirti, annunciando il Vangelo del tuo Cristo. Custodisci e benedici il ministero di Papa Francesco e di tutti i pastori della Chiesa. Guida le azioni dei governanti in favore del bene comune e della pace. Alimenta la fede dei fratelli e delle sorelle che oggi hanno ricevuto i sacramenti pasquali. Proteggi tutti i popoli della terra dalla guerra, dall'odio e dall'esuefazione al male. Sostieni con la forza della Pasqua i perseguitati a causa della fede nel risorto. Ravviva la speranza di una vita dignitosa e colma di benedizioni per i poveri, i malati e gli emarginati. Ammetti i nostri fratelli e sorelle defunti alla visione del tuo volto misericordioso. O Padre, che nel tuo Figlio ci hai liberato dal peccato e dalla morte, ascolta la nostra preghiera e donaci di vivere la gioia della resurrezione che ci ha donato in Cristo nostro Salvatore, e di regna nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il beneficio di tutta la sua santa Chiesa. Con queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale per tua grazia ci ottengano la salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Sostieni nell'impegno cristiano i tuoi figli che oggi, mediante il lavacro della rigenerazione e il dono dello Spirito Santo, hai chiamato a far parte del tuo popolo. Con il tuo aiuto possano camminare sempre in novità di vita. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, dies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Avares nostrum liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Figli e figlie carissimi, mi rivolgo a voi che in questa notte gloriosa, rigenerati dall'acqua e dallo Spirito Santo, ricevete per la prima volta il pane della vita e il calice della salvezza. Il corpo e il sangue di Cristo Signore vi facciano crescere sempre nella sua amicizia e nella comunione con tutta la Chiesa, siano costante viatico della vostra vita e pegno del convitto eterno del cielo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, lo spirito della Tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali viviamo concordi nel Tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia.